La malvagità implica un controllo consapevole, i serial killer che ho esaminato non rientrano in questa categoria. Sono mossi da forze che prescindono dal loro controllo. La differenza tra un crimine frutto di malvagità e un crimine frutto di patologia è che nel primo caso il crimine è una colpa e nel secondo è un sintomo. Ma la nostra società, basata sulla moralità, sulla punizione, non può permettere che la nozione di sintomo si intrometta nella relazione tra gli assassini e il resto di noi. Perché a quel punto dovremmo fermarci e riconsiderare le distinzioni tra giusto e sbagliato, tra dicibile e indicibile, tra perdonabile e imperdonabile.